La malattia di Alzheimer è un processo degenerativo che colpisce in prevalenza gli anziani. Ma non solo. Danneggia le aree cerebrali che governano la memoria, il linguaggio, la percezione e la cognizione spaziale. Non esiste ancora una cura, ma la diagnosi precoce permette di migliorare le condizioni di salute e di vita del malato. C'è molto che possiamo fare con i nostri comportamenti e la nostra disponibilità per alleviare la sofferenza dei malati. Il malato talvolta pensa di aver smarrito qualcosa, ne rimane sconvolto e accusa chi lo assiste di averlo rubato. Forse ha dimenticato dove ha messo l'oggetto o a chi l'ha dato. In ogni caso, la perdita è motivo di grande angoscia. Come possiamo aiutare? Rassicurare il malato e aiutarlo a ritrovare ciò che ha perso. Non prendere le accuse come un'offesa personale. Tenere traccia di dove si trovano gli oggetti e di dove vengono abitualmente nascosti. Fare duplicati degli oggetti più importanti, chiavi, occhiali da vista, documenti. Ridurre il numero dei possibili nascondigli e controllare i cestini della carta straccia prima di svuotarli. Per saperne di più, www.alzheimer.it, www.vivauniversal.it.